Io lo chiedo tutti gli anni. Io mi ero offerto l'anno scorso, però ho avuto dei problemi di lavoro. Adesso diciamo mi sta cambiando un po' questa cosa, potrei avere più tempo. Perché se noi ci dividiamo il lavoro in tre, diventa pochino per tutti. Quindi gestibile. Sono disponibile, come ti dicevo, ci ho portato via il computer così mi spieghi un attimo e vedo se riesco a farlo. In tempi brevi ti dico, guarda, non ce la faccio e sentiamo qualcun altro. Ah, un'altra cosa, il forum va bene, funziona bene no, perché secondo me non è stato fatto benissimo. Io ho ripreso contatti con l'informatico che ce l'ha fatto, che cambierà alcune impostazioni, io voglio che il forum possa caricare le foto, possa caricare gli avatar, a me le notifiche non mi sono mai arrivate le risposte, manca a te, quindi quello va sistemato, però vi prego, quando ci avete 5 minuti, scrivete una qualsiasi cosa, perché è così che piano piano il forum si muove. Perché anche chi si collega vede una cosa nuova, legge. Io personalmente adoro molto i post tecnici, perché mi piacciono, anche perché secondo me il forum, a parte lo scambiarsi informazioni così generiche, serve a quello. Non andrei mai a parlare di politica e di donne sul forum dell'Accia della Magra Vitalia, magari parlerò di altre cose. Quindi quando voi avete modo, spendeteci sempre 10-15 minuti, date una letta, scrivete anche solo io ci sono, ho letto, carina sta cosa, insomma diamo movimento, perché ci sono forum che non sono appoggiati da siti, che hanno uno scarso posizionamento su Google, che hanno il quadruplo dei nostri messaggi, ogni riferimento è puramente casuale. Quindi, insomma, noi che abbiamo un buon posizionamento, che nel nostro sito passano tante persone, se il forum ci avesse una buona risposta, insomma, potremmo crescere ancora più come comunità. Perché magari una persona che è incerta, legge un post che gli risolve un problema, magari è anche invogliato a venire dentro, poi magari ci conosce personalmente. Io per esempio ho un rapporto splendido con un signore di Catania, che si chiama Giovanni Giuliano, che io non ho mai visto. Cioè, ci siamo conosciuti per email, per telefono, per dicendo. E lui è uno che inizialmente ci ha visto con un po' di distacco, poi si è iscritto, si è comprato anche un'altra macchina, cioè anche quello è attività da club, quindi perdete tempo con il forum quando ce l'avete. Chi ha problemi di registrazione me lo faccia sapere, glielo autentico, forzo un po' le cose. Il problema è questo, iscriversi è complicato perché evito che entrino quelli che lasciano la pubblicità del Viagra, altre cose e via dicendo, perché a me ogni giorno sono 5-6 mail di spam che provano ad entrare sul forum, tutti i giorni. Quindi la procedura è poco moderna, perché io devo sapere chi siete.